Un programma offerto da Birra Flea, Vitacraft, azienda agraria Angelo Tardioli. Carolina, stamattina abbiamo un ospite istituzionale, l'assessore del Comune di Perugia. Ci facciamo la solita passeggiata di 20 minuti, parleremo un po', insomma, del più e del meno, con l'assessore Severini, l'assessore alla cultura e non solo. E proveremo, insomma, un po', come dire, a sfruculiare anche un po' della vita, no? Se vogliamo, come nel nostro stile. Perché mi guardi così? Perché vorrei un caffè. Caffè? Due caffè, grazie. Un binario, tante parole, un pizzico di allegria, leggerezza quanto basta. La vita che c'è in vita, sali, mettiti vicino al finestrino, curiosando come un bimbo canterino. Jinzu, jinju, jinzu. E il capotreno, molla quel freno, vogliamo partire, fischia dai. La nostra vita mai è esaurita, è come un treno in corsa che fa. Jinzu, jinju, jinzu. Amici di Tutti in Carrozza, benvenuti, buonasera, avete appena terminato di cenare, noi registriamo la mattina, è molto presto e anche molto freddo. Lei a che ora si alza la mattina? E questa mattina molto presto. Tipo? Per venire qui sul minimetro. Tipo? Da Umberti dalle 6 tipo? E mezzo. Tipo? 6:30, 6:30, uguale, lei si chiederà, ma un assessore la mattina a che ora si sveglia? Io penso più tardi. Lei pensa più tardi? Glielo chiediamo subito? Magari. Maria Teresa Severini, buongiorno, benvenuta. Buongiorno. Grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie. A che ora si alza un assessore la mattina? 7:30. 7:30. Anche lei ha problemi come noi, tipo vado prima io in bagno, no vai prima tu, oppure c'è un'organizzazione? No, i figli sono già grandi, quindi i bagni. I bagni? I bagni sono rimasti. Rimasti, i figli sono andati. Allora, grazie per aver accettato il nostro invito, facciamo questa passeggiata di una ventina di minuti all'interno del mini metro. Andiamo subito dritti, siamo sul pezzo. Qualche sì. giorno fa, qualche settimana fa anzi, la classifica delle città più vivibili, e Italia Oggi pone Perugia 5 posizioni più giù, Sole 24 Ore 5 posizioni più su, comunque siamo più o meno sì. lì. Qual è la sua impressione, qual è il suo parere? È quella che tocchiamo con mano, l'impressione è che Perugia si stia riprendendo. Diciamo che un programma lunga gittata, che i 3 anni passati sono già stati molto significativi, ma sicuramente è una risalita piuttosto lenta e lunga. Si stanno facendo tante cose per la città, quelle più pratiche, quelle più d'immagine, ma direi che sicuramente l'immagine di Perugia è già tornata ad essere molto, molto più vivace, molto più attenta a sé e al suo contesto. Lo dico perché 3 anni fa era proprio a terra, ecco. 3 anni fa era a terra, 3 anni fa lei vedeva Perugia, diciamo, al di fuori del Palazzo delle Istituzioni. Tre esatto. anni passati dentro, che idea si è fatta? Ma essendo partita da un'azione di volontariato per la città, perché io poi vengo da un altro mondo, non vengo da una lista politica, l'ho voluto fare proprio perché era una ferita aperta vedere Perugia mal considerata, poco considerata, ormai vittima di un lassismo anche da parte degli stessi abitanti, e quindi ho considerato necessario dover intervenire. Questo chiunque può lo dovrebbe fare, perché innanzitutto per senso civico e poi per riuscire ad avere dei risultati. Quanto stava a me erano politiche culturali e turistiche e rapporti con le istituzioni, gli istituti di alta formazione. E la mia idea è stata che le politiche culturali fossero il perno, perché non c'è turismo se non c'è cultura. E anche il rapporto con gli istituti di alta formazione si basa anche su uno scambio, una interazione, una sinergia. Devo dire che le tre stanno andando avanti bene. È chiaro che il turismo ha avuto una battuta d'arresto
terribile con il terremoto, cioè, perché invece stava proprio andando in ottima direzione. Sicuramente ora abbiamo dovuto fare quei passi indietro e cercare di ripartire. Io sono soddisfatta di quello che sta accadendo. Culturalmente Perugia è tornata ad essere, non solo per merito mio, ma per merito di tutti quelli che ci si stanno impegnando, e sono tanti, una città con molti fermenti culturali. Cioè, a volte c'è fin troppo, eh? È difficile riuscire a mettere insieme, tanto che io mi sto adoperando ad un progetto di agenda condivisa, proprio per essere di supporto anche ai tanti che vogliono fare iniziative culturali senza sovrapposizioni, perché ecco, questa è una grande pecca. In queste classifiche ho letto che però Perugia è quarta in Italia per iniziative culturali, e quindi c'è, insomma, c'è molto anche del suo lavoro. Sono molto contenta, sì, devo dire che perlomeno per quella che è la mia idea di cultura, Perugia sta rispondendo molto bene, ma ripeto, non è soltanto grazie a me, è grazie anche all'università, alle università e a tutti coloro che stanno mettendo veramente se stessi anche in gioco per riprendere quella Perugia di una volta, che difficilmente potrà tornare nel breve termine, anche perché ci sono mancanze purtroppo di aziende che non ci sono più o che sono adesso in difficoltà, e quindi manca un po' quel substrato, però devo dire gli studenti stanno ricrescendo, cioè l'immagine, e non soltanto l'immagine che percepiamo noi cittadini, ma anche quella che si vede, si può avere fuori dell'Umbria e soprattutto fuori d'Italia, perché attenzione, noi abbiamo bisogno di quella che si vede fuori d'Italia, sta molto ricrescendo. Questo è importante. Le posso chiedere la sua esperienza personale nel palazzo, diciamo così? Per una donna, la Cesaroni ci rispose: ma no, non ci ho trovato difficoltà. Cioè, il ruolo di donna dentro le istituzioni, lei come lo sintetizza? Non vedo differenze. Io tra l'altro sono, come dire, una donna d'impresa da tanti anni, per cui le lotte che dovevo fare l'ho fatta già da tempo. Sì, sono stata per tanti anni anche presidente di un'associazione di imprenditrici umbre, Camera di Commercio, Union Camere, quindi per me ormai è storia passata. Bisogna soltanto dimostrare il proprio impegno, perché quello lo mettono, cioè sei sempre in vetrina, ma se hai voglia di fare, fai, indipendentemente. Se ti lasciano fare, a volte ci sono dei disturbi a quello che fai, all'impegno che metti, però bisogna andare avanti, guardare lontano. È anche tanto difficile un po' il contraddittorio, nel senso che da fuori, parole, poi vanno lì e non fanno nulla. Quanto è difficile fare? È difficilissimo, cioè in una situazione di azienda privata decidi e fai. Qui non è così, ovviamente c'è un iter burocratico che si potrebbe molto snellire, ma che c'è e va fatto. Dica. Signori, trenino commerciale. Il nostro bannerino con i nostri sponsor che salutiamo e ringraziamo. Bene. Continui pure. E quindi c'è questa burocrazia, ripeto, da snellire secondo me, perché comunque frena, anche perché poi, cullandosi sul fatto della burocrazia, molte cose vanno lente. Allora a me non piace viaggiare col freno tirato, come dire, cerco di dare l'esempio. Per una donna d'impresa poi l'immediatezza è... Sarebbe tanto semplice. E come se la cava poi, come se l'è cavata con il mediare, con il... insomma, cercare... Quello per me forse è più difficile. Mi sembrava di essere molto diplomatica, invece poi mi rendo conto che nella situazione politica io comunque ho sempre un altro modo di vedere le cose, ma... Mi consenta. Dica. La politica è l'arte del compromesso. Ma io cerco a volte di sfatare questa idea, perché non, il compromesso
Sì, può essere utile nel breve termine, ma no, non in quello lungo. E qui invece bisogna guardare lontano, oltre la collina. Anche perché i problemi si accumulano e non aspettano, quindi bisogna evidentemente risolvere. Anche perché siamo arrivati in una situazione d'emergenza, tanto di immagine, ma soprattutto di sostanza, voglio dire. Il mondo quindi... è cambiato e tanto. Io ricordo, io i Natali a Napoli, anche le Pasque, sono a Perugia nel 1986, facevo il militare e mi ricordo Corso Vannucci, mi piaceva tantissimo, alle 2 del pomeriggio ero innamorato dal fatto che sentivo passeggiando spagnolo, francese, inglese, tedesco, e mi sentivo straniero in terra italiana. Ma oggi la stessa situazione replicata alle 2 di un sabato pomeriggio, la realtà è veramente cambiata radicalmente. È veramente cambiata, sì. Posso dire che il giorno prima del terremoto di Amatrice si sentivano tutte quelle lingue parlare. Era veramente una grande soddisfazione vedere di nuovo tanti turisti e così eterogenei nella provenienza. Prima di ritornare a una situazione così normale in cui il mondo sia a Perugia, ci vorrà del tempo, però stiamo facendo molto. Devo dire che l'università e anche l'università per stranieri sono fondamentali in questo, ma non dimentichiamo l'Accademia di Belle Arti e il Conservatorio, dove ci sono tantissimi studenti, molti anche provenienti dall'Oriente, che oggi è la sorgente più ricca di studenti o di stranieri. Bene, sì, abbiamo una piccolissima pausa pubblicitaria e poi torniamo ancora con l'assessore Severini. Gesù, Gesù, Gesù. All right. Vitacraft, una storia d'amore lunga 180 anni. Chi ama gli animali sceglie Vitacraft. Medicat, tutto quello che è metalli, materie plastiche e legno. Per saperne di più consulta anche tu www.medicat.it. Medicat è a Perugia, Santa Sabina. Agricola Tardioli, la carne genuina come quella di una volta. Animali selezionati ed allevati con foraggi del territorio umbro e la lavorazione fatta da mani sapienti. La trovi nelle proprie macellerie a Sant'Angelo in Celle, a Perugia in via Petrarca 32 e a Capodacqua di Assisi. www.agricolatardioli.it. Allora, siamo vicini al primo giro di boa di quest'oggi. Assessore Severini, dopo i primi 3 anni possiamo forse già tracciare un piccolissimo bilancio sulle cose fatte, sulle cose da fare. Magari ci pensa un attimo, perché il nostro capotreno deve dirci che... Ultima fermata, Piccetto. E al Piccetto rigiriamo, andiamo giù in picchiata. Bene. E parleremo quindi di questi primi Benissimo. 3 anni. Dunque, l'assessore Maria Teresa Severini, questa mattina, dicevamo, primi 3 anni passati, primo bilancio. Il mio bilancio? Certo, è chiaro. Direi che di cose ne ho fatte già parecchie, ce ne sono ancora molte in lista. Giusto giorni fa mi sono fatta un grafico delle cose, dei punti base che sto portando avanti, e sono tanti. Qualcuno dice che io faccio soltanto il 1416, no, sicuro, quella è una, forse è la cosa che più mi dà soddisfazione, perché è veramente stato un progetto
che è stato recepito in modo entusiastico da parte di tanta parte della popolazione. Ed è un progetto, non è un 3 giorni di festa, è un progetto, un cantiere che dura 365 giorni all'anno e che ha il grande merito che mi rende proprio orgogliosa, che è quello di avere messo insieme persone che non si conoscevano prima e che ora sono legate, stanno progettando insieme, rivitalizzando i 5 rioni della città e portando la consapevolezza che insieme ce la possiamo fare. E quindi sono progetti di sociali, di aggregazione proprio, appunto, non mi veniva la parola grazie. L'assessore che manca la parola è... Di aggregazione, di sfida, certo, di sport, di orgoglio d'appartenenza, attenzione al decoro urbano, cioè ricostituire quella sensazione di appartenenza a quella parte della città, perché la divisione in rioni è anche era cosa, mi permette, antica. Anche un po' di amor proprio, che è proprio quello che lei sottolineava all'inizio, sembra un po' mancare. No? L'amor proprio, l'affezione verso la città, cioè sentirla propria, ecco. E quindi questo è una cosa molto bella, che tra l'altro mette Perugia in una rete di altre rievocazioni, non soltanto della regione, che ne è ricca e che da tempo, da tanto tempo, si sa quanto questi progetti, queste rievocazioni portino in termini sia di sviluppo, di economia, che anche e soprattutto di turismo, ma anche internazionali. Non a caso ci sono adesso anche delle attenzioni particolari del ministro Franceschini, che mi risulta essere stato anche presidente dell'ente Fiera di Ferrara, tanto per dire. Cioè, ci sono grandi prospettive, secondo me. Chiaramente abbiamo fatto solo 2 edizioni, quindi c'è da guardare anche qui avanti al futuro, e dalla prima alla seconda ho visto una tale tanta partecipazione ulteriore che mi ha fatto molto l'obiettivo piacere. È già stato in qualche modo raggiunto. Ma sì, perché bisogna partire in grande, siamo, certo, il capoluogo della regione e siamo partiti, quindi non è un mio giochino, anzi nell'associazione che è stata creata ora stanno entrando i rappresentanti dei rioni, non si poteva far prima perché dovevano loro stessi costituirsi in associazioni rionali, ma insomma diciamo che la macchina sta andando avanti, ma non è solo questo. È certo, è ecco, ovvio, però si deve partire dalle relazioni per migliorare la società, nel momento in cui certo, non conosciamo il vicino di casa e ci accorgiamo che aveva un figlio. Guardi, è quello che mi è stato detto da uno di questi rioni, soprattutto partecipato da giovani, e c'è la bella cosa che non ci conoscevamo prima, adesso ci vediamo 2 volte alla settimana per progettare. No, non si conoscevano proprio. Le frazioni fuori e il centro storico uniti per la prima volta. Quindi un progetto che sta andando molto bene, però dicevo non è solo quello, perché ce ne sono tanti altri, per esempio San Bevignate. Ora San Bevignate, noi abbiamo la fortuna a Perugia di avere la chiesa, il complesso templare più imponente che esista in Europa. Questo ha fatto sì che con un iter piuttosto lungo, faticoso, siamo riusciti ad essere rappresentanti per tutta l'Italia, cioè il fulcro di una rete di luoghi templari per l'Italia è Perugia, e Perugia è entrata in una federazione costituita da Portogallo e Francia, fondata, e poi siamo entrati anche noi insieme alla Spagna, quindi anche questo è un altro network. Ma l'attenzione a San Bevignate si traduce anche in una ricerca di fondi che sono riuscita a avere dal Ministero per il restauro degli affreschi della controfacciata. Siamo riusciti a riportare l'attenzione sul complesso, per cui ora almeno fino al 31 dicembre siamo riusciti a tenerlo aperto tutti i giorni. Una rivitalizzazione, riqualificazione e un riproporlo all'attenzione. Lì ci dovrebbero essere pullman di turisti. Certo, eh? Certo. Finora, fino a prima, era aperto solo il sabato e la domenica. Certo. Con una situazione anche abbastanza disagevole per chi ci stava dentro.
Insomma, immagino questo... anche che in senso generale un po' la difficoltà, sono momenti, sento un attimo il respiro che comincia incombe ad essere, sì, e sento un movimento strano, dica. Fontivegge, stazione di Fontivegge. Un tom tom umano, un po' datato, ma è un tom tom umano. Dicevo, in epoca così chiaramente difficile, dove ci sono delle priorità, tipo l'emergenza occupazionale, tutto quello che riguarda altre vicende, ha la sensazione che sia più difficile imporre anche investimenti sulla cultura rispetto ad altre priorità? Sì, però bisogna iniziare dalle scuole, dai piccoli, dai ragazzi, e non a caso l'assessorato ha organizzato, insieme con l'aiuto di due consiglieri, una serie di visite guidate ai monumenti della città gratuite per le classi delle scuole medie, pensando ai nostri cittadini, figli di perugini, ma anche ai nuovi cittadini, perché se non si parte dalla consapevolezza non si ha rispetto e soprattutto non ci si apre. Quindi questa è una delle tante misure adottate. Ma poi quello mi piacerebbe che nelle scuole si potesse anche parlare di storia e di storia dell'arte della propria città. La storia non è un guardare al passato, è una base solida, una consapevolezza per un salto nel futuro. Quindi questo, senza radici non si va da nessuna parte. Non si va da nessuna parte. Signori, trenino commerciale! Lo dice baciato dal sole, guardate che bello, sembra illuminato da una lampadina. Questo è quanto abbiamo fatto in questi primi 3 anni. E riavvolgendo il nastro? No, non solo questo. Attenzione alla musica classica, alla lirica, per cercare di riportarla, ma sicuramente anche molta attenzione al jazz, anche attraverso la fotografia. La fotografia è una delle linee guida del mio assessorato, non soltanto quella, ma fotografia d'arte. Unitamente alle, è stata una grande mostra quest'estate, l'immagine del suono, jazz a Perugia, e unitamente alle tante altre mostre, Palazzo della Penna, che è la sede del Museo Civico di Perugia, non si è mai arrestato, chiude una mostra, se ne apre un'altra e così via, anche perché appunto si cerca di dare una base, una casa della cultura, come dire, per poter poi affrontare anche più serenamente le difficoltà che ci sono, e non sono poche. L'abbiamo messa? Oh, abbiamo che la cos'è? Nostra Carolina, no? Tranquilla, assessore, abbiamo la nostra Carolina che sfida l'equilibrio e sfida anche brava. Il tempo, perché è tutta scosciata e sono meno 5, anche se ovviamente l'ambiente è confortevole. Abbiamo una scarpa, non vendiamo scarpe, non abbiamo una bieca seconda attività, ma questa scarpa è piena di sassolini ed è nostra abitudine, talvolta, giusto per mettere in difficoltà l'ospite, dare lei una pietra, il cui significato metaforico è quello del lancio del sasso, meglio, togliamo un sasso dalla scarpa. Me le vuole dare tutti insieme? Ce la fa? Ha parecchi destinatari, scegliamone... Ma diciamo uno per tutti e quindi senza nome. Tutti coloro che cercano di ostacolare, di mettersi di traverso, di ritardare, di creare problemi laddove non ci sono. Siamo in un momento di emergenza. 3 anni fa lo era molto di più. Stiamo migliorando. Guardiamo tutti avanti. Cioè, la città, l'amiamo? Vogliamo che riprenda, che non soltanto dal punto di vista culturale, come lei dice, ma anche turistico, come attrattiva, chiaramente di sviluppo economico, come anche senso di comunità. Allora, basta, allora, ecco, io la tirerei io alle gambe di chi cerca di tagliarle a me. Con grazie e gentilezza, giustamente il sassolino è arrivato. Ci prendiamo una piccola pausa e poi ultimo tratto fino a Pian di Massiano. Gesù, Gesù, Gesù. All right. Vitacraft, una storia d'amore lunga 180 anni. Chi ama gli animali, sceglie Vitacraft.
Medicat, tutto quello che è metalli, materie plastiche e legno. Per saperne di più consulta anche tu www.medicat.it. Medicat è a Perugia, Santa Sabina. Agricola Tardioli, la carne genuina come quella di una volta. Animali selezionati ed allevati con foraggi del territorio umbro e la lavorazione fatta da mani sapienti. La trovi nelle proprie macellerie a Sant'Angelo in Celle, a Perugia in via Petrarca 32 e a Capodacqua di Assisi. www.agricolatardioli.it. Siamo nell'ultimo tratto con l'assessore Severini. E, 3 anni fa lei, quando le è arrivata la chiamata del sindaco, aspettava una roba del genere o è stata colta di sorpresa? No, non mi immaginavo. Si era fatto il mio nome addirittura un mandato precedente come sindaco, ma assolutamente non ci pensavo, anche perché, ripeto, ho una vita io già abbastanza densa di lavoro, di impegno. Però non ho saputo dire di no, anzi, una riflessione brevissima, poi ho detto il dovere è questo. Del resto nella mia famiglia ci sono già stati parecchi casi di dedizione totale alla città e quindi l'ho fatto molto volentieri. Notiamo entusiasmo, pulizia negli argomenti. Grazie. Onestà intellettuale, voglia di fare, abbiamo ancora altri 2 anni, immagino e spero che ci siano, diciamo, le opportunità per poter, siamo proprio quasi arrivati. Voglio dire questo, una persona deve pensare a sé, ma soprattutto deve pensare ai giovani, ai figli. Noi dobbiamo avere un futuro per Perugia, non lasciarli andare via. Dobbiamo ricreare quel clima che io ho tanto amato quando ero ragazza. Grazie, bene. Assessore. Buona giornata, grazie per aver accettato l'invito. Saluti, alla prossima! Ciao, Capodre. A tutti in carrozza si va. La vita che ci invita, sali, mettiti vicino al finestrino, curiosando come un bimbo canterino. Gin su, gin giù, gin su.